Questa è una storia vera. È la storia di Orazio di Grazia, contadino, nato a Linera nel 1923, da padre carrettiere e madre sarta. Ha vissuto con 5 fratelli, ma 3 di loro ora sono morti. Non si è mai sposato. Il suo unico amore, una certa Graziella, che in primo tempo gli aveva giurato amore eterno, credendolo morto in guerra, si rassegnò a sposarsi con un altro, un suo ricco cugino, che però non amava. Quando scoprì invece che lui era ancora vivo, per il grande dolore non mangiò più e dopo un anno di atroce agonia morì. Buonasera, siamo qui in diretta da Nicolosi per conoscere la storia di Orazio di Grazia, un vecchietto di 84 anni che conduce una vita un po' inconsueta. Noi lo vediamo sempre con una bicicletta che parte da Catania e arriva in Nicolosi. Diciamo che lui non ha un rapporto vero e proprio con Nicolositi, arriva quasi attaccato a Nicolosi perché lui ha una piccola casetta qua sul territorio di Mascalucia, vicino diciamo al nostro cimitero. Stanno a bruciare la casa dopo, è sempre abbassato, ma non è che io si cucca dopo. E dove si corica? No, io poi se ne scende. Era un tipo nervoso che non tanto facile di poter discutere, questo me lo ricordo perché veniva un sacco di volte a comprare sa frutta. E ho chiesto una volta, disse, ma che porta la mattina? Puzzava patate, su cose, e venivano un po' io. Questo qua aveva un deposito vicino a casa mia. Adesso non è che e tu devi questa casetta un po' malafatta, diciamo così, portava le patate, niscevano la ruota e va a caricare l'auto. O qualche persona si fermava per darci un aiuto, ma io l'aiuto non volevo di nessuno. Una volta ci avevano investito, si rompe, non si fece un taglio, un orato. Signore mio, si pigiava la faccia del cuore, tutto un abbraccio e si quedava a camminare senza guardare nessuno in faccia, perché quando camminava lui camminava con la testa in giù, non toglieva mai la strada. La mattina si sedeva e si e quattro di mattina e se ne era, poi ci abbandonava tutto e se lei vedeva che cosa aveva da inza, lei era una cosa impossibile perché aveva cuscini e bombole. Sia le patate oppure portava altre cose che io non voglio sapere, perché certe volte immucciava e diventava di canto, non so. Era una ragazza eccezionale, buon carattere, lavoratrice. Suo padre ci voleva dare a Mauro, un amico, perché tu devi pigliare chi tu. E così che... Perché dire che no, io voglio un ragazzo e un ente. Io poi, quando andai a guerra, che poi lontano, 2 anni non ne avevo notizie, secondo me non c'era corrispondenza, Sicilia e continente. Una volta che vedevo da sua parte, che cosa dice? Dice, io due che un mazzaro ragazzi, tu da pigliare questa cucina, se non che ti ho detto fuori. Le creature dicono, no, io orazio non mi sei di schietta. Hai che tu mozzare, mi sei di schietta. Mozzare in guerra, mi sei di schietta. Perciò le creature resistevano un anno e mezzo, persecutavano un anno e mezzo. Ti ho detto fuori, ti ho picchiato qui. Quando passavo un anno e mezzo, che stavo fuori, le creature fuori, che era casa, travaglio, senza travaglio, senza casa, a procedere. Ma non che io si trovava a unirsi con chi, no, che non voleva affatto.
giorno tornai, mia madre poveretta dice, sai che Graziella ha bisogno di sposare, suo padre ha bisogno di sposare con te, la cucina e stavo fuori. Perciò, quando è seguito la madre, questo giro ha detto, cosa successe? La creatura si pigliava da polvere, non mangiava, si pigliava una malattia, non so come viene chiamata. Questa malattia, creatura, mossi. Vede che sfortuna, per me chi era la mia vita. Gli altri non ne ho cercato. Ma c'è stato qualcuno che mi ha cercato a me, non mi volevo venire qui a nessuno, per aspettare la creatura che se ne io, vede, se ne io. Non si posso godere la vita, io non so se godere, ma qui non voglio godere. Lei scende da Nicolosi e arriva a Catania con la sua bicicletta. Cosa fa? Io, signore, che lavoro 16 ore al giorno. Ora, a Catania, il suo terreno che è Nicolosi, 60 anni fa, che sei. Se una volta che mi accattai il terreno qua, sento il dovere di lavorarlo, come si lavorava una volta, ora c'è dietro. E così che faccio su travaglio quando sono cane, e chiamo Nicoloso, faccio un po' di travaglio d'anni, scendo a casa e passai un anno. Ma lei ha 84 anni, come fa a fare tutto ciò? Io ancora lavoro con disinvoltura come lavoravo 60 anni fa, quando avevo 20 anni, 25 anni. No, non mi piace, lo travaglio non mi piace. Ora vengo da Catania, non è che io sento che ho fatto la strada, mai al mondo, come non avessi fatto niente. Anzi, l'ultimo 2 chilometri sento un po' di sollievo. Strada che la bicicletta, quando ne ho fatto, che sai di un corridore non è che si diceva che avevo fatto 10 volte il giro del mondo, io invece l'ho fatto 14 volte, io di corridore, io sono contadino, da 6 mesi non faccio un anno di travaglio. Magari quando vedi un po' di tempo, girare, capire, girare, ma trovo già una campagna, l'hai fatta.